Era un caldo pomeriggio di maggio, ero su YouTube, stavo spizzicando qualche episodio di Sailor Moon e mi stavo abbastanza dilettando nel guardare gli episodi, così mi sono ricercato tutta quanta la trama, tutte quante le sfaccettature, tutte quante le serie che hanno creato fino ad arrivare a quella del 2017, se non sbaglio, che è andata in onda anche qui in Italia su Rai Gulp e di cui fanno anche le repliche ancora oggi, ma un paio di settimane fa c'è stato un video che ha preso la mia attenzione, ha catturato la mia attenzione. Ed è il video di Rei Mona, dove racconta la sua vicenda, le sue peripezie per trovare un episodio pilota di una serie di Sailor Moon della Saban. Ora, per chi non lo sa, come si può vedere qui da Wikipedia, la Saban ha creato anche i famosissimi Power Ranger, tra le altre cose, basati sui Super Sentai. Che poi gli americani se la sono scampata, perché questo poteva essere il Sailor Moon che loro avrebbero potuto vedere se fosse arrivato a conclusione, dato che è stato realizzato prima del doppiaggio del vero Sailor Moon. Magari vero è una brutta parola, però è così che è. Comunque sia, questo è solo l'episodio di 10 minuti. Il video di Raymona è lungo con la prima parte 3 ore e mezzo più o meno, non mi ricordo di preciso, ma non l'ho visto. Ho solo visto qualche pezzo e ho scoperto che ha dovuto pagare per ricevere questo filmato. Comunque in descrizione trovate l'episodio pilota e il canale, tutti quanti i link utili. Let's go! Cominciamo con la reaction, va! E calmi, calmini, questa musica alta che è? Ovviamente metterò la traduzione in italiano sotto. Our solar system was besieged. Wicked Queen Beryl and her evil forces of darkness captured the outer planet and seized their jewels of power. Beh, fin qui ci The stiamo, dai. princess warriors ruled Mercury, Venus, Mars, Jupiter and the Earth's moon. To become absolute ruler, Queen Beryl must defeat the princess warriors and obtain the remaining cosmic jewels of Fin qui ci power. siamo, la storia di The Sailor royal Moon. families of the five inner planets, Però led by voglio beautiful Queen capire Serenity, formed perché an ha suscitato alliance to tutto quanto defeat questo Queen Beryl, scalpore. making the Perché ho visto moon qualche queen immagine, ma molto di sfuggita per non to spoilerarmi affirm the nulla. new confederation. Quindi. Queen Serenity announced the betrothal of her only daughter, Sailor Moon, to Darien. Prince of the Earth. A Darien. great celebration was held on the moon to honor the No, non momentous è Daria. occasion. Sailor Moon was surrounded by her closest friends, the princess warriors, Wow. Sailor Mars, Sailor Ok. Mercury, Sailor Venus, and Sailor Jupiter. Ok, certo, Darien, inclusivi già nel I so look 94. forward to this day. Ci At sta. last we will be together. Darien placed a star pendant around Sailor Moon's neck and presented her with a single rose, a E symbol of my dentro i everlasting love. capelli. A chilling breeze swept the rose from his Mamma mia. hand. It's Beryl. The evil beast has found us. Our time is finally at hand. Quale Now the enfasi. daughter shall have dominion. The solar system is mine. Behold, Queen Vabbè, Beryl però. Un and despair. po' diversa me la ricordavo, Oh, eh. my minions, bring me the jewels of power. Vabbè, We sì, must stop no. them. Quale eroe? Sì. Princesses, to your sky flyers. Ma perché? Ma aspetta, qual era Sailor Mercury, quella rossa sulla sedia a rotelle? It's up to you to pilot the galleon. I can't leave you now. There's no time to argue. You I must save can't it. leave you now. Cioè, buona la prima proprio. Cioè, There's no l'episodio time pilota to ti deve argue. invogliare a You must vedere la save as many serie. as you can. Se questo è il massimo, è un bene che non sia stata mai prodotta. Take the jewels. You and the other princesses must escape with Darien to Earth. But Ma there's no perché time to explain. principesse? Sono The guerriere, lei è princesses la now possess the principessa. most powerful pendants in the universe. Guard L'hanno un them po' with your rimaneggiata. lives. Escape into the vortex. There you can hide in a different dimension. Beryl cannot follow. I will find a way to communicate with you, but you must leave now. No! Ah, no, ah, certo! Non fanno morire nessuno, ovvio. Allora, in realtà Sailor Moon We non must è reach the così la galleon before storia. it's too late. Però vabbè, diciamo che va bene. Watch out!
forse muore. No. Ah, lei è Venus, giusto? O Venus, vabbè, quello che è. Se vi interessa la pronuncia. Ok, allora. Cioè, fatemi capire. Loro ora scappano nel vortex? È live action ora. Allora, ricapitolando. Le guerriere Sailor riescono a scappare dopo la morte di Darien. Non Endymion. Tanto questo è uscito prima del dub originale, noi nomi ce li facciamo come vogliamo. Giustamente, americani, giustamente. Io non so come abbia fatto la Takeuchi a dire ok, fate questo show. Perché ovviamente Toei vende i diritti, fate come vi pare. Ora le guerriere Sailor sono sulla Terra dopo che sono passate per un varco dimensionale. Se volete sapere la vera storia, guardatevi Sailor Moon Crystal, che è quella più fedele al manga. Comunque, ora abbiamo il live action. Ok, vediamo un po', vai. Vicky, Vicky. Ah, Victoria, bene. Certo, Victoria è famosissimo nome associato ai conigli. Vabbè, in giapponese si chiama coniglio proprio, quindi non ha senso. Ah. Yeah, senti come va? Proprio pop. Should I be smashing in white or sophisticated in black? What happened to pretty and pink? Her talking can Luna gives her advice. Certo, alimentiamo lo stereotipo delle ragazze che devono vestire carine in rosa. Complimenti. Cioè, allora, questo show era già inclusivo nel 1994, però la ragazza non può vestire bianco o nero, deve essere carina e in rosa, perché se no lo stereotipo cade. Eppure abbiamo una ragazza sulla sedia a rotelle e una ragazza afroamericana. Siamo inclusivi, però no, le ragazze devono vestire di rosa, se no non va bene. Dopo ci lamentiamo che le compagnie sono guidate da maschi. E no, non sono un femminista, ci mancherebbe altro. Perché salvare la Terra quando possiamo scegliere il ragazzo più bello da cuccarci ad un ballo? È certo. Tra l'altro, un paio di attrici giurerei di averle viste in altre serie. Certo, qui erano delle bambine ancora, ma... Sì, sì, sicuramente un paio l'ho viste. Specialmente la ragazza asiatica. Neanche troppo vecchio alla fine. Sì, sicuramente la ragazza asiatica in un videogioco. Ne sono sicuro. Però ha i capelli lunghi lì. Sì, al 100%. Ok, quindi Beryl sta attaccando. Ok. Ah, ah, guacchiappo a lei con l'occhiolino. Quindi, transizione 3D per Sailor Moon, perché, vabbè, capitano. Ma le altre transizioni con una fiamma o quello che è, in cartoon. Il budget qui è proprio scialacquato. Sì, mi spiace. Se mi rompo un'unghia. Le guerriere Sailor sono... Oddio, specialmente... Beh, quella era Venus, vabbè. Ora, la più cattiva dovrebbe essere Jupiter. Jupiter e Marte sono le più cattive, tra virgolette, sia chiaro. Ma non è per... A little high voltage, guys! Ma l'enfasi! Dov'è l'enfasi? Sì. Take that, tall, dark, and
Ma con quale ritardo? Perché? Watch out! Ah, tocca a me, ok. Toh. Dai. Se già abbiamo problemi con questo, figuriamoci dopo. Luna o Moon? Luna. Ah, la rosa. Bianca. Chi sarà mai quell'uomo? Ma si è girata la rosa? Cioè, aspetta, si è girata. Perché si è girata? Verso Sailor Moon? Non lo so, ragazzi. E quella era la posa anche, sì. Ok, copiata l'animazione palesemente. Quello era Kamen Tuxedo. Sarebbe Tuxedo è il vestito da pinguino. Smoking. La prendono pure per il culo. Brave amiche, brave. Quindi loro in realtà sanno. Cioè. Cosa? Furbacchioni. Sei persa nello spazio? No, sono qui sulla Terra. Oh mio Dio, che battutona. Era un cartoon adattato da una serie giapponese. La Saban l'ha fatto anche con altre 4 serie, se non sbaglio. Con i Power Ranger, che erano i Super Sentai in Giappone. Ma di Sentai in Giappone ce ne sono fin troppi. Hai solo l'imbarazzo della scelta tra quelli tra cui scegliere. I Kamen sono quelli che vanno per la maggiore. E Power Ranger sono il perfetto esempio di come andrebbe fatta una serie orientale per il pubblico occidentale. Io amavo i Power Ranger quando ero più piccolo, me li sono rivisti qualche anno fa ormai e me li ricordavo meglio. Attenzione, io ora sto per dire delle cose da profano del cinema, io non sono un critico d'arte, però se sento l'attrice che mi fa "Here comes the real party girl", mi fa un po' calare, cosa? Perché quella enfasi che non esiste? Cioè, fai rifare la scena? Buona la prima? E ora, non voglio insinuare che abbiano davvero fatto buona la prima, però è un disastro. Cioè, fagli rifare la scena 2-3 volte. Perché vuoi o non vuoi, Saban il budget ce l'aveva, però è una spesa non indifferente che poi va a inficiare sulla qualità del prodotto, qualità che purtroppo non c'era. Se andiamo a vedere altre serie Saban, sono leggermente migliori, degli anni 90 parlo, non degli anni 2000 che sono davvero buone, ma già negli anni 90 c'erano serie migliori disegnate meglio di Sailor Moon. Ora, ok che il disegno, come per i videogiochi, la grafica, non deve essere il fulcro principale, però se le premesse dell'episodio pilota erano queste, dovevi tutto quanto puntare sul disegno, non potevi fare altrimenti per avere un minimo di appeal. Tra le altre cose, ecco il cristallo di Luna. Allora, questo qui è un giocattolo che venne veramente venduto, e però era, non si illuminava al centro ma si illuminava intorno, se non erro. Non è un prop fatto per lo studio, è un vero giocattolo. Una cosa che però mi è piaciuta molto durante l'editing è stata la sigla iniziale. È davvero carina, quindi la sigla ci sta, dai. Voglio solo dire che se avessero scelto di fare o solo live action o solo serie animata, avrebbero avuto un budget a disposizione più alto e gli animatori avrebbero sicuramente fatto un lavoro migliore. Io personalmente, con il senno di poi, avrei optato solo per il live action. I Power Rangers sono solo live action, eppure gli effetti speciali ci sono. Sailor Moon poteva essere un prodotto magnifico nonostante lo stravolgimento della storia e dei nomi. Non è mai uscito, meglio così a sto punto. E poi l'anno dopo è arrivato il vero Sailor Moon in America, che però fece ascolti pessimi e quindi finì con molta fatica la messa in onda, dopo che già era finita in Giappone.
Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link necessari per recuperare il video di Raymona, il video pilot e anche tutti quanti gli altri link utili. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Bye bye.